Ficinoso buongiorno dall'edicola Fiore e un saluto a Fabione che adesso buongiorno. Con un dito farà partire la nostra sigla. Volume! Edicola Fiore, edicola Fiore, edicola Fiore, ti augura buon Natale. Edicola Fiore, edicola Fiore, edicola Fiore, ti augura buon Natale. Fiorella Mannoia, buongiorno! Fiorella Mannoia che si è svegliata alle 4 per essere qua, presente e fresca come una rosa. Tra l'altro una canzone che tu cantasti, ti ricordo, Rosa da non è, non Rose si chiamava. Vedi, sì. Vedi che io so, vedi che io so. Allora Fiorella sei anche su Radio 2 in questo momento. Ciao. Ti ascoltano tutti i tuoi amici che invece dormono a quest'ora, che non hanno tanto voluto accompagnarti qui all'Edicola Fiore. Allora adesso commenteremo un po' di notizie, Fiorella, dopo ci farai il regalo di cantarci qualcosa, sì. Perché so che hai fatto un bel tributo a Lucio Dalla, sì, che sì, noi sì, amiamo sì. Tutti, Lucio! Grande Lucio! Allora attenzione, datemi leggo, inquadriamo subito, leggo perché campeggia. In prima parte, ieri abbiamo festeggiato, tutti quanti insieme abbiamo festeggiato il compleanno del Papa. Dopo il Papa ci vuole, dopo il Papa festeggiamo il compleanno e dopo il Papa... di Keith Richard, eccolo qua. Oggi abbiamo per parlarci di ciò Luca De Gennaro. Ciao, buongiorno, tutti. Direttamente da RTL NTV. Ma no, RTL no, mai. Radio Capital. Ah, scusa, mi sono confuso. Mi confondo sempre. La Radio Capital, sesso, droga e rock and roll, sì. Per 70 anni, ragazzi. Certo, lui è nato a Dartford, nel Kent. Nel Kent, come sigaretta. Buona famiglia, certo. Ha cominciato a fumare molto presto, infatti, perché era nato nel Kent. E beh, cioè, l'uomo dei riff di chitarra più storici della storia del rock. Tu mi parli di riff di chitarra di Keith Richards? Sì, che un giorno io gliel'ho anche chiesto, qual è il riff di chitarra tuo preferito? E qual era? E lui mi ha detto, sono tutti uguali. Sono tutti uguali. E come sono, ma sono allora come a questo figli. Punto, caro Luca De Gennaro, ti faccio sentire io, qui direttamente dall'Edicola Fiore da Radio 2, un riff di chitarra incredibile con un chitarrista d'eccezione, direttamente dal gruppo The Geriatric. Abbiamo con noi John Wayne, vai! E là! Che riff della chitarra! Allora, scusate, allora oggi ci sono notizie veramente. Allora, intanto c'è Letta, le dichiarazioni dei nostri politici che ogni giorno danno spunti per fare altro che edicole, ma programmi di satira, di comicità assoluta, perché Letta parla come un allenatore di calcio, cioè dice, Letta scommette. Nel frattempo un clacson, cos'è? Macchina in doppia fila. No, c'è un ingorgo proprio alle nostre spalle. Furcuri, un pullman che suona e molto probabilmente sarà la macchina tua di Arnaldo. Allora, diceva che Letta scommette sul 2015, mangerò, se lo dice da solo, sì. Mangerò un altro panettone incredibile. Un altro panettone, qui non c'è scritto, ma Alfano dice i canditi so io dove metterteli. Ma a tal proposito, attenzione, Letta se la canta con... Sai cosa c'è? Che cosa c'è? Noi mangeremo il panettone di sicuro un altro anno. E sai perché? Perché io so governare meglio di chiunque altro. E sai che c'è? Che c'è? Caro Beppe, dillo adesso, lo puoi dire pure a Renzi, lo canterete in coro, io sono un panettone. Via! Grazie Letta, nel panettone mi darò la letta, senza ovetta. Sarà pure un bacio solo.
allora, via la web tax, dice Renzi, via la, la web tax. Allora, giustamente Renzi, da bravo Pischello, Luca, e tu te ne intendi, Renzi da Pischello, dice via la web tax, giustamente difende YouPorn come tutti, non si può, capito? Guarda qua, qui ci abbiamo degli affezionati. Allora, bravo Renzi, ci sei piaciuto in questo, via queste notizie, ragazzi, ce ne sono veramente tante. Cosa c'è? Renzi e Farinetti inaugurano It Italy, minchia, ma quanti Renzi ci sono, ragazzi? Cioè, qui c'è, ecco, It Italy, guardate qua, sta ovunque Renzi, vi giuro, io ho aperto uno yogurt stamattina. Non è una battuta, ho aperto lo yogurt stamattina, volevo fare, Luca, ti giuro, apro lo yogurt, a un certo punto apro un fermento lattico, esce e mi fa, allora come va? E la Luca, c'era Renzi travestito da fermento lattico, cavolo Luca, c'è fermento. Allora qui abbiamo una, tu sei renziana? No. Guarda che domanda secca, sei cuperliana? No, sei no. Civatiana? Non so niente, tu non sei niente. No, assolutamente non sei niente, però sei stai per, lo so, Alfano ti piace moltissimo. Ti piace lo scoscesismo dell'occhio? Assolutamente sì. Abbiamo messo un po' in imbarazzo Fiorella Mannoia, ma non lo si può, che Fiorella gli piace scherzare. Allora, di cosa, sì, ne è successa un'altra, ragazzi, ne è successa un'altra. Gasparri, ma io però stavolta su Gasparri, ragazzi, Gasparri, eccolo, proprio a Natale, questi Baldassarre lo stavano arrestando. Mo tocca a Gasparri, quando tocca a Melchiorre, perché all'Italia, allora qui dice Gasparri indagato, ha usato per sé i soldi del PDL, pare fossero, ci ho fatto un prelievo da 600.000 euro, ma che bancomat c'ha? Veramente io vorrei sapere che bancomat c'ha, comunque sappiamo tutto. Allora, a mia insaputa, lui non sapeva di questa cosa. Sono sereno e poi la giustizia farà il suo corso, ho fiducia nelle istituzioni. Ma ti pare che io prelevo 600.000 euro dal partito per farmi un'assicurazione sulla vita e poi li rimetto e poi no? Ma io non le potevo sapere queste cose, perché è stato Dudu, il cane di Berlusconi, a fare questa cosa, che è notoriamente il cane più intelligente del mondo. Tra l'altro Diz mi sottopone una vignetta dedicata a quelli della radio che ascoltano la radio. La vignetta è Gasparri indagato, la replica, credetemi sono innocente, poi c'è disegnato un Gasparri con un occhio che guarda a sinistra e un occhio che guarda a destra, quindi non si capisce, ma noi ridiamo lo stesso, guarda. È stupendo. Allora, cara Fiorella, break, eccolo, musicale, break, oh, musicale. Eccoci. Fiorella, hai fatto questo omaggio a Lucio Dalla, io stupendo, io ho già sentito, ho visto uno speciale che era su uno dei canali satellitari, beh, diciamo Sky Arte, messo su Sky Arte, quindi vuol dire una cosa. Che cosa possiamo fare stamattina che in edicola? Che dite? Che dici tu? Visto che il tempo scorre. Anne Marco, ragazzi, Anne Marco, Fiorella Mannoia, Anne Marco! Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa, se chiude gli occhi lei lo sa, stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe, poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre e sua sorella, poca vita, sempre quello, se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo un biliardo, quante stelle nei flipper sono più di un miliardo, Anna dentro un bar non sa cosa farà, poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Fiorella Mannoia!
Siamo noi all'auditorium di Roma, l'auditorio uguale, quello di Renzo? Del nostro amico Renzo Piano, sì, quello di Renzo. No, di Renzo. Di Renzo Piano, che date sono? Magari... 23, 28 e 29. 23, magari mi spunta però. Chi? Renzi. Dove? Sì, perché lui arriva, capace, capisci? Travestito da fermento lattico, ricordato, ricordatevelo. Allora, si parla di, attenzione, Forza Italia, per il partito serve un Civati, dice Berlusconi, serve uno bello, serve uno bellissimo, perché l'immagine è tutto. Lo sapete, noi possiamo consigliare, se voi, noi abbiamo un John Wayne da darvi. Pensalo nei manifesti, no? Lui nei manifesti. Forza Italia con la faccia, di John Wayne. Allora, siamo quasi in chiusura. Luca De Gennaro, sì, ha fatto una compilation stupenda, quelle delle facciate A e delle facciate B. Sì, Capita Singles Club, due CD con le facciate A e B dei 45 giri originali. No, perché non ce l'ho ancora. Non è possibile. L'ho fatta, ma non ce l'ho. Non è possibile, non è possibile. Negozi c'è. Capito. Il disco di Natale. Certo. Dopo quello di Mario Biondi. Esatto. Ha fatto il disco di Natale. E noi mettiamo anche quello del nostro Brancaleoni, poveraccio. Cioè, perché noi quelli che fanno i dischi di Natale, Mario Biondi, Michael Bublé, c'è anche Mina, eccola. Ma Fiorella, il tuo non è invece natalizio, perché tu è già uscito. Però sempre capita, dico io, perché no? Non c'è niente. Che da ci sono altre notizie? In chiusura, ragazzi, ricordiamo che a Cuffaro, sì della procura, affidamento ai servizi sociali. Era stato indagato per cos'era? Mafia. Poi che cosa abbiamo? Lande, ecco dov'è Lande? Condotta ridotta in appello per Lande. Ale aveva truffato. Via! Tana libera tutti. Ale, e Corona resta dentro. Ale, oggi bisogna dirlo sta cosa qua. Allora, tra l'altro, attenzione che notizie abbiamo. Cervello e salute, l'età non si misura in anni, è una giusta cosa. Un'ultima ora, fanno sesso in tre sull'autobus, l'autista chiama i carabinieri. Ma dai, questa è un'ultima ora, è uscita, ma è su Roma? Ah no, Padova! E mentre facevano sesso, Chiara Galeazzo cantava. Ti immagini, da fuori, c'è la cosa? Però è bella, fanno sesso in tre su un pullman e l'autista, aiuto! Aiuto! Voglio i carabinieri! Va bene amici, siamo quasi in chiusura. Come chiudiamo? Con la sigla? Allora dopo ci sarà, le dico la sciocco Fiorella, ma noi non vediamo l'ora, ma attenzione, non mi sono dimenticato. Fratello Ciglio Selvaggio. Vogliamo chiudere con un repetito di quelli tuoi allegri perché ci mettono su di buon umore? Certo. Vai. Uno, aspetta, due, tu, lo sai che aspetta, va così, Erotti, è un invito a te. Devo fare il beatbox, che cavolo, parte subito. Due, lo sai che va così, edicola Fiore, Rosario mi del beat. Uno, due, se sei sotto pressione, edicola Fiore, one, mercoledì della marcia dei forconi, calcio scommesse indagati a milioni, Letta e tutti gli amici mangeranno panettoni, Cuffaro servizi sociali che porta i cannoli. Edicola Criotello snello c'è chi sogna, Gattuso Brocchi Calciopoli qual è la soglia, edicola Fiorella ma annoia, vedi che in Italia edicola di Fiore non annoia. Sono belli i miei beat, i miei extra beat, pucca. Gli faccio perdere il ritmo apposta. Ragazzi, sapete che usciranno 3.000 detenuti, fanno il bel Natale, però la cancelliere ha detto non lo do. La cancelliere dice non lo do, non ho 3.000 braccialetti, questo è un 3.000 braccialetti, si mettono 3.000 braccialetti all'amico mio, aspetta, sono la cancelliere, purtroppo mi sei incastrata la cagola, dicevo all'amico mio di Cresti gli do il braccialetto dei Bulgari, però lo metto da qui, ma allora adesso così. Ride Fabione. Sigla, Ale, sigla. Edicola Fiore. Buon Natale. Edicola Fiore. Vai tutti insieme. Edicola Fiore. Ci porta il